c'è lì del tatuaggio del cazzo di ieri, il tatuaggio spine, ci rompi il cazzo a me. Oh, era perché non il mucco del tatuaggio di ieri. E ieri. Era perché attento. Attention, s'il vous plaît. Vous avez compris? Ou vous êtes compris? Vous avez compris? Francese de merde! Che succede se chiami la polizia? Non ci può fare niente. Perché? Perché che ci possono fare? Non sto a fare niente di illegale. Ah, ecco. È normale che davanti a un pubblico esercizio una persona si imbriaca, sbava? È normale, ok. È normale. Ragazzi, voi che dite? Che non è normale. Ok. Ma un'attività non può sopportare questo, non può proprio. Certo che no, è certo che no. E siamo nella piazza centrale di Velletri. Cittadina turistica del Lazio. Bellissima. Bellissima, sì. Sono d'accordo con te, è veramente stupenda. In questo modo, un po' offuscata. Mo se toglie pure il pisello questo. No, va bene. Oggi sta degenerando. Cosa? Metti che dovevi dire. Adesso, perdono, metti che dovevi dire come il pollo. Terra mia. Da tanto, da Spagna fino a là. Mi. E allora che fa? Che vuoi? Un cazzo comando io. Finalmente ad avere i like. Ma che fuori? Voi che dite? Come avete cenato stasera? Ma stasera è stata una bella serata fino a quando non è arrivata questa persona a importunare. Penso anche che non sia corretto dire che la polizia non può far niente, perché comunque è una molestia pubblica, quindi non esiste che una persona possa molestare altre persone senza essere portato via. Lei che dice, signora? Io purtroppo stavo in questo bel posto, questo wine bar che io prediligo qui a Velletri, ma ho mangiato tutto il tempo con il terrore di tornare a casa essendo una donna sola. Grazie. Guarda, io posso dire, se posso, me posso? Sì. Ho un'attività commerciale qua. Sì. Questa è la barberia. Eccola. Che ecco, guarda, purtroppo c'è un ragazzo ancora dentro che sta lavorando. E questa è la situazione del ragazzo che sta fuori. Andiamo bene. Ecco, appunto. E vabbè, poi vabbè, sono le 10 di sera, non è un problema. Il problema è quando succede, perché sempre loro, succede anche ai 6 di pomeriggio. E vengono bambini, donne, mamme che accompagnano i ragazzi, accompagnano i figli. E succede questo anche ai 6 del pomeriggio. E la polizia non fa niente. No, non fa niente, non gli importa. Non gli importa. Ok. Sono nel locale, sono ecco. Guarda, vedi, ragazze. Guarda. E che fai? Te guardo. Allora, saluta l'universo che c'è un buco nero. Non ho trovato un buco nero. Quel buco nero sei una merda. Devi entrare nel buco nero. Signora, lasci perdere. Ma perché non vai a dormire? Ma tu quanti anni c'hai? Tanti. E perché fai video? Come? Video. Vivo? Video? Video. Perché non va bene quello che tu fai. Fammi vedere